La tecnica vocale, migliorare il proprio potenziale. Domande e consigli. Tommaso Ferrarese. Cosa conviene fare per ampliare lo spettro di estensione della voce? Allora, la prima cosa che ci conviene fare per programmare un lavoro di ampliamento della nostra estensione è diventare molto meticolosi nella zona centrale per capire su che cosa sto lavorando. Per estensione si intende ovviamente la differenza tra la nota più bassa e la nota più alta che arrivo a fare. Questa differenza è molto più ampia in fase di allenamento o di potenziamento, quindi in fase di lavoro sul vocalizzo, di quanto poi non sarà utilizzabile su un palcoscenico. Io non andrò mai sul palco a cantare una nota che mi viene una volta tanto. Io sul palco vado a cantare note che mi vengono sempre. Per cui, tendenzialmente, la cosa migliore è abituarsi all'idea, nel tempo e senza fretta, di estendere il proprio range di allenamento, ovviamente a seconda del tipo di voce che sto utilizzando, ovvero voce di petto, voce di testa o falsetto, quindi le varie possibilità di meccanismo vocale che utilizzo. Non confondiamo la voce di petto, la voce di testa con risonanza di petto, risonanza di testa, sono due cose che si chiamano molto simili, ma una è una risonanza, quindi una conseguenza del mio suono, una invece è il come utilizzo le corde vocali. Io, per evitare questa differenza, questa confusione, di solito le chiamo voce grossa e voce sottile. Tendenzialmente sono entrambe voci facenti parte del parlato. Provate a immaginarvi le due corde estreme di una chitarra: una corda più grave, che è anche più spessa, che è il mi basso, e una corda più sottile e più acuta, che è il mi cantino. Hanno due potenze differenti. Il mi cantino arriva molto più facilmente a note più alte e suona molto poco se smollato fino ad arrivare in basso. Il mi grave posso tirarlo fino a farlo diventare un po' più acuto, ma non arriverò mai alla tensione sufficiente ad arrivare a un cantino. Per cui tendenzialmente la mole di lavoro che faccio fare alle corde determina un utilizzo di massa superiore e inferiore, e questa cosa produce una voce più leggera e più comoda per salire, una voce più potente ma anche più pesante da muovere. Quello che mi conviene fare per estendere la mia voce è innanzitutto concentrarmi sul fatto di avere chiari tutti i meccanismi di equilibrio e di controllo della mia emissione nella zona dove sono comodo, perché quando andrò più in alto sarò sicuramente più scomodo, ma i meccanismi sono gli stessi. Una cosa che io faccio fare spesso è, prima di pensare di tenere note a lungo, per lungo tempo, in alto, faccio fare dei lanci di voce, cioè faccio arrivare alla nota più alta come se fosse quasi un urlo, oh! Cioè una cosa proprio del genere, che non ha molto di cantato, ma se andate a sentire Listen di Beyoncé, nel momento in cui lei passa, prima dello special, oh, now I'm done believing you, quella O suona esattamente come l'O che ho fatto io. Cioè non è una nota impostata, ma è oh! Ok? È esattamente quello. Perché la voce funziona nella stessa maniera sia parlando che cantando. Torno al consiglio. Il consiglio è di arrivare a sfiorare le note per breve tempo, facendo in modo che non ci sia sforzo. Nel momento in cui arriva una nota senza sforzo, con lavoro ma senza sforzo, posso pensare di andare a quella dopo. Posso, nel momento in cui mi sono ben riscaldato e allenato e i meccanismi sono sotto controllo, spingermi oltre la mia estensione solita. Non lo devo mai fare per una sessione intera o incaponirmi a fare per mezz'ora la nota a cui non arrivo, perché quella è la via più breve per noduli, polipi e altre amenità. Quello che devo fare è capire gradualmente come arrivare a quella nota, a quell'estensione, senza dimenticarmi che nel momento in cui il mio corpo deve arrivare lì, non devo sentire sforzo, ma il corpo deve essere veicolo di energia. Per cui nel momento in cui noi alziamo la voce è perché stiamo esternando qualcosa che richiede più energia, stiamo chiamando qualcuno di lontano, siamo sorpresi, siamo arrabbiati, stiamo ridendo. La voce si alza di tono quando i nostri toni si alzano. Per cui per controllare questa cosa non dobbiamo dimenticarci che è sbagliato fare fatica, se non per brevi tempi in fase di allenamento, è sbagliato essere sforzati, a meno che non sia una nostra scelta artistica di fare una nota sforzata,
ma quello che serve è comunque più energia. Pensate al motore della macchina, le note basse dove parliamo sono il minimo del motore, quindi la situazione di minor sforzo, ogni nota più alta è un'accelerata, per cui richiede che noi si dia gas. E una cosa molto importante, visto che noi sentiamo spesso voci registrate o amplificate, dobbiamo ricordarci, e per questo se andate a cercarvi Beyoncé Halo Acoustic, che è la versione acustica fatta nell'ospedale, ripresa da una telecamera lontana in cui si sente, è una cosa piuttosto rara, la dinamica reale di una voce umana, vi renderete conto che le note basse suonano più piano, le note medie suonano un po' più forte, più vado in alto, più aumenta il volume della voce. Poi posso imparare a fare queste note più leggere, ma la prima cosa da fare è lasciare che la voce suoni quanto deve, altrimenti mi trattengo e sforzo e mi faccio male. Tutto questo lavoro deve essere seguito da un insegnante, perché quando parliamo di aumento dell'estensione non parliamo di come fare meglio quello che sapete già fare, ma parliamo di un lavoro che presenta rischi di infortuni se non è svolto correttamente.